Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera analizziamo la nona giornata di B. Diamo una, diciamo così, andiamo a vedere un attimo quali sono stati i risultati e cosa è successo di eclatante durante, diciamo così, questo fine settimana. Bene, allora, io ho visto ieri la trasmissione dell'Azzurro condotta da Andrea Orsini, che ha, diciamo così, intervistato Antonio Scudder del Tirreno, che insieme a Chiavacci, insomma, fanno articoli sul Pisa. Bene, praticamente lo Scudder si è trovato d'accordo, in sostanza, che a cosa ha detto? Ha detto che praticamente durante il calciomercato la società avrebbe dovuto sicuramente prendere 1-2 difensori centrali. Bene, quindi si è trovato perfettamente in sintonia con quello che abbiamo detto, quello che ho, insomma, che ho analizzato. A proposito di questo, ragazzi, io vi ringrazio infinitamente per tutti i commenti che avete fatto. Gabriele, Fabio, Marco, Paolo, tutti, veramente tutti, uno a uno, io vi ringrazio infinitamente, perché alla fine ci siamo trovati d'accordo, insomma, quello che ho commentato della partita. Beh, ora cosa dire più? Poi nell'intervista di Orsini a continuo, cioè diciamo nel corso dell'intervista, è stato detto che Benedetti, va bene, è fuori, che deve scontare la squalifica, quindi Wagner insomma infortunato, e Meloni non credo che ce la farà a recuperare, quindi sarà veramente veramente difficile, cioè, voglio dire, già era difficile prima, figuriamoci adesso. Io penso anch'io, come ha detto il giornalista, che alla fine il mister, vedrete, che opterà per un 3-5-2, perché che metta in campo un 4-3-1-2 la vedo difficile, insomma, ecco, diciamo questo è stato. Poi alla fine è stata fatta un'intervista a Masucci, che ha detto Masucci, insomma, alla fine il nostro veterano, io, sapete, no, per Masucci, per Tano, ho sempre stravisto, cioè, e non lo nascondo, sapete già, e va bene, e quindi chiede pazienza, Masucci chiede pazienza, perché le cose sicuramente miglioreranno, io me lo auguro, me lo spero. Lo spero veramente e non vedo l'ora di vedere questi miglioramenti. Va bene, niente, ora poi, insomma, voglio dire, il calendario per Pisa, come per tutti, insomma, è fitto, perché in questi 31 giorni avremo 9 partite, quindi ci sarà anche il recupero. Quindi, cioè, voglio dire, che si svolgerà l'8 di dicembre, quindi, cioè, voglio dire, sarà veramente un mese veramente impegnativo, insomma. E poi a gennaio, insomma, il, diciamo così, il rimedio, diciamolo così, calciomercato di rimedio di metà stagione, e vedremo, insomma. Io penso che la società sicuramente troverà rimedio a questa situazione, insomma, ecco. Va bene, e andiamo a vedere, diciamo così, quali sono stati i risultati. Chievo 1, Lecce 2, Brescia 1, Frosinone 2, Empoli 2, Vicenza 2, Pescara 0, Pordenone 2, Pisa 1, Cittadella 4, Venezia 2, Ascoli 1, Monza 1, Regina 0, Reggiana 1, Cremonese 1, Cosenza 0, Salernitana 1, Entella 0, Spal 1. Oggi, tra l'altro, si è giocato il recupero, no? Vicenza-Monza, finita 1-1. Insomma, il Monza ha giocato bene, ma alla fine non ha trovato, insomma, la via della vittoria. E che dire, sono state saltate un'altra panchina, quindi andiamo a vedere. Tedino per Vivarini nell'Entella, Bettotto sostituito da Dario Rossi nell'Ascoli, è saltata la panchina di Otto. Il suo posto viene preso da Roberto Breda, che l'anno scorso ha allenato il Livorno. Queste, diciamo così, sono state quello che è successo per quanto riguarda le panchine. Poi c'è stata clamoroso, insomma, nella partita contro, diciamo così, la Cosenza Salernitana,
dove per un minuto circa il Cosenza ha giocato in 12. E a quel punto poi, cioè nel senso, entra Bah al posto di Brucina, Brucina non se ne accorge, l'arbitro fa riprendere, insomma, un po' di caos. Alla fine viene detto all'arbitro, ma vogliamo contare questi giocatori? E poi mi sono accorti che effettivamente Cosenza stava giocando in 12. Vabbè, che dire, poi vabbè, niente, poi insomma viene ammonito Bah. Brucini esce subito dal campo. Vabbè, insomma, qui si sta parlando di 3-0 a tavolino, via via. Una partita non omologata, ma vedremo gli sviluppi, cosa deciderà il giudice sportivo. Per ora, diciamo così, la vittoria viene diciamo così, accordata dalle righe alla Salernitana. La Cosenza poi alla fine non ha neanche giocato male, devo dire la verità, cioè nel senso, squadra che non ha giocato male, cioè nel senso, è andata vicina anche al pareggio. Ora, al di là di questo episodio, nel senso, poi non so come il giudice sportivo cosa, quale decisione prenderà, comunque ecco, il giusto per. E poi nel Beriscià, risultato positivo, Covid-19, è stato ricoverato per accertamento. Staremo a vedere, insomma, cosa, anche questo, cosa verrà fuori. Ecco, bene, io diciamo così per quanto riguarda i fatti eclatanti, diciamo così, Pescara non ha giocato insomma, molto, molto bene, l'Empoli con il Vicenza sono andato a pareggio e quindi niente, poi che dire, il Chievo, io ho visto la partita, insomma, ha giocato con Lecce forte, insomma, il Chievo non ha giocato male, alla fine anche a Gabriele, cioè nel senso, non ha giocato male. Formazione che comunque è stato peccato che Fabbro ha preso colto male la palla di testa, insomma, è andato alla parte opposta, peccato, perché si è trovato solo davanti alla porta, poteva essere insomma la svolta, poteva essere il 2-2, vabbè, niente, è così, capita nel senso. Niente, io volevo analizzare un attimo quella che è la classifica, alla fine siamo stati, diciamo così, fortunati, cioè, diciamo, siamo stati, insomma, abbiamo limitato i danni, perché alla fine, insomma, il Pescara ha perso, l'Ascoli ha perso, la Regina ha perso, la Lentella ha perso, quindi tutto sommato nella bassa classifica, insomma, non è che poi si sia, sì, il Vicenza ha pareggiato, quindi con il recupero, quindi è andato a un punto, noi abbiamo 7, Vicenza è a 8. Comunque, andiamo a vedere, la Salernitana sempre ragazzi col punto interrogativo, comunque 20 punti in testa sola, in testa alla classifica, 2 punti alla seconda, Lecce 18, Empoli 18, Spal 18. Noi affrontiamo lo Spal che insomma diciamo, ha una serie di risultati positivi consecutivi, quindi per noi cioè, avranno il morale alto, quindi insomma giocano in casa, per noi non sarà facile. Vabbè, poi troviamo il Venezia a 17, il Frosinone a 16, Cittadella a 14, Cittadella, Chievo e il Monza a 14, sì, Pordenone a 12, Brescia a 9, poi il Vicenza e la Reggiana a 8 insieme al Cosenza e poi ci siamo noi insieme alla Regina a 7. Dopodiché l'Ascoli a 5, Virtus Entella a 5, Cremonese a 4, chiude il Pescara con 4 punti. Questa è la classifica. Bene, io non mi dilungherei oltre e andrei a vedere, diciamo così, le partite che ci saranno, diciamo così, questo fine settimana. Quindi apre l'anticipo di venerdì, Ascoli, Pescara alle 21. Dopodiché sabato avremo alle 14 Cremonese, Entella, Frosinone, Chievo, Lecce, Venezia, Spal, Pisa, Salernitana, Cittadella. Alle 15:30 Regina Brescia, domenica avremo Reggiana Monza alle 15 e Vicenza Cosenza alle 21. Il posticipo di lunedì sarà Pordenone Empoli alle ore 21. Ecco, questo diciamo così è il quadro della Serie B. Quindi abbiamo parlato insomma di quelli che sono stati, diciamo che sono stati fattori eclatanti, diciamo in questa nona di B.
io la chiuderei qua per questo video. E niente ragazzi, che dire, diciamo che abbiamo sviscerato quello che è stato, insomma, quelle che sono state appunto le varie vicissitudini di questa nona. E niente, speriamo che il mister trovi una formazione adatta, una formazione idonea per affrontare lo squad. Non sarà una partita facile, sicuramente non sarà una partita facile, ma se i ragazzi scenderanno in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, io penso che si vedrà una bella partita. Bene, che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ragazzi, io vi ricordo una cosa: Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, grazie, buonanotte e alla prossima.